È innegabile, la crisi dei semiconduttori sta continuando a mietere vittime. Penso ad esempio a Mi 11 Lite 5G, che Xiaomi ha dovuto in qualche modo rimpiazzare con l'ultimo 11 Lite New Edition, ma potrei citare anche Redmi K40S e Samsung Galaxy S21 Fan Edition, entrambi apparentemente in ritardo anche per la penuria di chip in circolazione. Nonostante ciò, ovviamente i chipmaker stanno programmando il proprio futuro, e lo dimostra Samsung, che ha appena annunciato ufficialmente di star lavorando ai futuri chipset a 3 e 2 nanometri. E c'è da dirlo, questa volta ci troviamo di fronte a quella che potremmo chiamare senza ombra di dubbi una rivoluzione nel mondo dei transistor, e vi spiego perché dopo la sigla. Sul palco digitale del Samsung Foundry Forum 2021 è salito Se-Yung Choi, il presidente della divisione che si occupa della produzione dei componenti che troviamo non solo sugli smartphone Samsung, ma anche su quelli di altri brand, comprese le aziende cinesi. Attualmente sia Samsung che TSMC e in seconda battuta MediaTek sono ferme al processo produttivo a 5 nanometri, cioè lo standard odierno per i chipset di fascia più alta. E se si prende di riferimento per esempio la serie Snapdragon 800, dal 2013 ad oggi, quindi nel corso di 8 anni, si può notare come più passa il tempo, più il rimpicciolimento dei chipset subisca un rallentamento. E a dircelo è da moltissimi anni la legge famosa di Moore, secondo cui una crescita esponenziale non può durare in eterno, e arriveremo ad un punto in cui i chipset non potranno più contenere un numero sempre crescente di transistor. Certo è che in realtà, come Samsung, stanno lavorando proprio per ottimizzare e migliorare le tecnologie attualmente in azione per scongiurare questo rischio. E lo conferma proprio questo annuncio dei chipset a 3 nanometri, che rappresenteranno un salto generazionale in avanti non soltanto dal punto di vista prestazionale. In passato, per inserire i transistor nei chip, si utilizzava il processo planare, ma ad un certo punto ci si è accorti che questo processo non era più in grado di sopportare la continua riduzione delle dimensioni dei transistor e quindi dei chipset senza perderne in potenza. Si è quindi passati al processo FinFET, cioè da un piano bidimensionale ad uno tridimensionale, e questo ha permesso di avere transistor multiporta e quindi in grado di offrire più potenza ma con dimensioni ridotte. Arriviamo così al presente, con Samsung che sottolinea come il passaggio ai 3 nanometri richieda un ulteriore passo in avanti. E questo si chiama Gate All Around, un'evoluzione del piano tridimensionale che permette di avere una porta su ogni lato del canale del transistor, passando così da 3 a 4 porte. L'altro vantaggio è che questo tipo di struttura permette di impilare i transistor verticalmente anziché per forza orizzontalmente, potendo così aumentare la potenza del chipset ma non le dimensioni. In realtà questa è una tecnologia che esiste già da molti anni, ma è complessa e costosa da produrre, in quanto all'interno dei transistor sono inseriti dei piccolissimi nanofili che ovviamente hanno una struttura molto delicata. Ed è qui che interviene il lavoro di Samsung, che ha migliorato lo standard Gate All Around con la tecnologia proprietaria Multi Bridge Channel FET, la cui differenza sta nell'inserire al posto di questi nanofili dei nanofogli, cioè delle lamine minuscole ma più larghe dei nanofili e quindi capaci di condurre una maggiore potenza. Tutto ciò permetterà quindi di poter avanzare nel processo produttivo e fare dei chip più piccoli ma anche più potenti. Si parla di un ridimensionamento fino al 35%, ma anche di un aumento della potenza del 30%, ma soprattutto, cosa più importante, una riduzione dei consumi del 50%. La produzione dei primi chip a 3 nanometri partirà nella prima metà del 2022, ma Samsung ha già specificato di star lavorando anche a quelli a 2 nanometri, che però arriveranno più tardi, cioè nel 2025. Nel frattempo la diretta rivale TSMC non sta certo a guardare e ha già confermato in precedenza di star lavorando anch'essa al suo processo a 2 nanometri, che potrebbe addirittura anticipare Samsung, visto che si parla del 2023, quindi 2 anni prima. Inutile dire che in realtà come Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo, Realme e così via si stanno sfregando le mani, non vedono l'ora di poter mettere le mani sulle nuove soluzioni che verranno implementate sui top di gamma del futuro, e anche noi non vediamo l'ora di vederli all'azione per vedere effettivamente questo salto generazionale. Ma vi invito a fare molta attenzione, perché entro fine anno sappiamo che dovrebbe essere presentato il nuovo Snapdragon 898, che si suppone sarà il primo chipset al mondo, perlomeno su smartphone, a 4 nanometri. Quindi ne riparleremo sicuramente. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati e noi ci rivediamo come al solito ad un prossimo video.